gli amici di Italia dei Valori, i compagni della Federazione Sinistra e chi altro sta in questa sala per ascoltare a quest'ora argomenti che sembrano pesanti ma che sono fondamentali. Innanzitutto ti rispondo subito, l'ho detto anche al Modernissimo, anche io sono fermamente convinto che un leader politico debba essere strumento per dare voce a chi ha sete di giustizia, a chi almeno ha e chi vuole diventare protagonista della vita politica. Con la politica questo deve essere, la possibilità di consentire a tutti di essere protagonisti nel raggiungimento dell'interesse pubblico e dell'interesse collettivo. Voglio portare una rapidissima testimonianza, ovviamente non ripeterò le cose che avete detto, alcuni mi spiace non aver sentito il contributo di tutti. Io nella mia esperienza di magistrato per 15 anni le più grandi schifezze le ho viste in materia di sanità e di ambiente, cioè proprio in quei settori dove maggiormente chi è preposto in luoghi politici e istituzionali dovrebbe preservare la salute dei cittadini e il bene comune, ci stanno più loschi affari. Il tema dei rifiuti è uno di questi. Una prima riflessione che secondo me un cittadino napoletano e campano deve fare, in generale un cittadino meridionale, perché c'è stato per 15 anni il commissario per l'emergenza ambientale e l'emergenza ambientale che è stata superata. In realtà questo strumento che nasce sul piano astratto come fatto anche condivisibile, vi spiego, se c'è un terremoto, se c'è un tsunami, se c'è un disastro in Giappone, è ovvio che c'è bisogno di poteri straordinari per intervenire. Però se questi poteri straordinari vengono mantenuti per 15 anni senza che l'emergenza si supera, il cittadino che non è ormai narcotizzato dal pensiero unico o dal bombardamento mediatico e che ancora ha voglia di pensare, si interroga. Dice, ma perché? Dura così tanto, arrivano tanti soldi, questi soldi non producono risultati, se scavi ti rendi conto che attorno all'emergenza ambientale si è da un lato costruito un sistema che è quello di un treccio perverso a grandi tratti criminale tra la politica e devo dire in gran parte trasversale, poi vi porto una testimonianza di questi giorni, l'impresa, un certo mondo di impresa che sui rifiuti, sull'emergenza ambientale, sulla depurazione delle acque, sulle ecomafie ha fatto affari, la camorra in tutto, andrà anche se stiamo in Calabria, cosa nostra, se stiamo in Sicilia, in tutte le sue articolazioni, cioè sia la camorra tradizionale, quella che fa subappalti, fa bonifiche, porta i rifiuti, il trasporto su gomma, e sia la camorra, insomma, dell'Eco 4, la camorra rappresentata da Nicola Cosentino, la camorra dei colletti bianchi, la camorra che siede nei consigli di amministrazione che gestiscono la gran parte dei flussi, se si ha l'emergenza ambientale. Non solo, ma l'emergenza sta divenendo anche, o questo è il progetto di chi detiene il potere, anche un modello di sostanzialmente squilibrio dell'ordine costituzionale. Mi spiego, all'Aquila, poi il progetto un po' saltato, Bertolazzo e la protezione civile, i vertici della protezione civile stavano disegnando lo stato di eccezione, cioè il modello praticamente in cui i poteri vengono destinati a poche persone, il territorio viene militarizzato in modo che ogni tipo di dissenso che venga dalle comunità sociali viene visto come pericolo per l'ordine pubblico e si disegnano praticamente, si disegna sostanzialmente un vero e proprio regime che attraverso lo stato di eccezione vuole diventare regola e questo lo si perpetua con il tempo e si perpetua con gli anni. Questo sistema è un po' saltato, che poi è quello di far diventare tutto una grande società per azioni, la protezione civile S.p.A., i rifiuti S.p.A., Bagnoli Futuro S.p.A., tutto S.p.A. Ma andate a vedere questo S.p.A., non è che ci vuole un grande magistrato, basta un giornalista che si vuole andare a vedere le sue camerali, un po' di gente curiosa, e queste misure camerali fanno delle scoperte straordinarie. Perché le società miste, che anche queste sono uno strumento di per sé legittimo, sia ben chiaro, se correttamente utilizzato, sono diventati lo strumento nel corso degli anni con cui i fondi pubblici, europei, nazionali, protezione civile, regionale e quant'altro, sono stati captati da queste società che sono nate a come fondi, come scatole cinesi. Se deve avvenire, trovi una parte pubblica, sostanzialmente la lottizzazione partitocratica che è uscita fuori da mani pulite, ma la scoperta più clamorosa
secondo me è quella che più sta corrodendo anche la nostra società, è la parte privata, che trovi quella che io insieme ad altri miei ex colleghi, alcuni chiamiamo la borghesia mafiosa, cioè sempre gli stessi professionisti, sono sempre gli stessi, poi quelli che pigliano le consulenze esterne dalla regione, quelli che stanno attorno, appunto, sono i soliti architetti, i soliti commercialisti, i soliti avvocati, che drenano somme enormi di denaro pubblico, non di denaro privato. Allora un'altra balla da sfatare, anche qui pensate, quando mi dicono che i soldi non ci sono, che c'è la crisi economico-finanziaria, in parte è vero, in parte è una balla. I soldi, se tu sposti le poste in bilancio, puoi cambiare la politica economica e sociale di un paese. Cioè, vi siete mai chiesti se veramente c'è la crisi? Perché siete andati a vedere il bilancio nazionale, trovate più 12 miliardi di euro per armi? Dove vanno le armi? Da Gheddafi, in Afghanistan e in altri luoghi. Vai a vedere i finanziamenti alla cultura, alla ricerca, alla scuola pubblica, all'innovazione, alle politiche sociali, tagli. E non è vero, non ci sono, è una scelta. Lo stesso accade qua. Anche qua ci sono tagli verso le politiche sociali, tagli verso il trasporto pubblico, tagli verso le scuole, tagli verso la vivibilità. Quindi anche qui si tratta semplicemente di volontà politica. Un'altra cosa che bisogna scattare, che l'avete detto anche voi prima, se si inverte completamente il discorso sui rifiuti e si passa dalle politiche degli inceneritori, delle discariche, a un altro tipo, come avete illustrato voi, di gestione dei rifiuti, noi facciamo una vera e propria, non solo un'inversione di tendenza, sostanzialmente una rivoluzione. Si abbattono i costi, innanzitutto, quindi risparmi, spezzi questo legame criminale, come abbiamo descritto adesso, tra pezzi del pezzi, cioè la gran parte del mondo politico, dell'impresa e della camorra, rafforzi, consolidi e salvaguardi il diritto alla salute. Un'altra cosa che noi dobbiamo sfatare in questo paese è che devono essere contrapposti il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Per esempio, ho fatto tante battaglie recentemente pure al Parlamento europeo sull'IVA di Taranto. Insomma, quanti di voi sanno che a Taranto ogni famiglia ha una persona ammalata, ogni famiglia di Taranto, una persona ammalata di malattie gravi. Eppure la popolazione di Taranto non si ribella tanto perché molti dicono: ma se chiude l'IVA, noi perdiamo il lavoro. È un disastro. Cioè nel 2011 il cittadino debba scegliere tra diritto al lavoro e diritto alla salute quando difendiamo la nostra, ma che possono andare insieme. L'articolo 1 di dare una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, l'articolo 32 che salvaguarda in modo insopprimibile il diritto alla salute. Certo che si può. Sul modo diverso di raccogliere i rifiuti, sulla raccolta differenziata, il compostaggio, il riuso, l'utilizzo, il riciclo, il trattamento a secco, il trattamento, noi mettiamo in moto anche un'economia diversa, soltanto che spezziamo quel legame, quel monopolio della spesa pubblica. Guardate, dietro la costruzione degli inceneritori, dietro la costruzione del ponte sullo stretto, dietro le costruzioni che vogliono fare le centrali nucleari, stanno sempre gli stessi gruppi imprenditoriali. Sono quelli che controllano insieme alla politica la spesa pubblica, e se controllano in campagna la spesa pubblica, controllano l'economia, perché decidono a chi dare appalti, a chi dare finanziamenti, a chi dare le consulenze, e decidono a chi far lavorare. E quando tu controlli l'economia e il lavoro in territori come questi, controlli le persone, le fai appartenere, perché gli fai avere il lavoro, il finanziamento, le opportunità come privilegi, cioè come chiederti il potere che ti dà le briciole, e tu devi piegare la sala e devi dire, quindi controlli il voto, inquini la democrazia, questo è il sistema, e perciò non lo vogliono sbloccare. Vi porto una testimonianza al Parlamento europeo. Sono stato primo firmatario insieme a tanti colleghi non italiani, adesso vi spiego perché, campani soprattutto, sul fatto del prevedere un progetto da parte della regione Campania di ecocompatibilità del ciclo di rifiuti, che qualora non ci fosse stato la comunità europea avrebbe bloccato i fondi. L'Unione Europea ha bloccato 145 milioni di euro. Perché ha fatto ragioni molto semplici. Ha detto: noi i soldi ve li vogliamo dare, ma non ci fidiamo più. Perché abbiamo visto che i soldi che vi abbiamo dato sono andati a finire chi lo sa dove. Noi abbiamo approvato una risoluzione straordinaria, perché sta scritto che i soldi devono essere dati solo quando si hanno garanzie, che le comunità
che difendono il territorio non devono essere manganellate, ma devono essere difese, che il ciclo dei rifiuti deve essere compatibile con l'ambiente, la lotta alla camorra, cose che dovrebbero essere condivisibili. Cioè l'Unione Europea non è che non ci vuole dare i soldi, sono già stanziati, hanno le garanzie, Zofia ha ragione. Ebbene, io ho fatto l'intervento alle 11 di sera, dicendo che ero completamente d'accordo, anzi sostenevo questa linea, mi hanno attaccato tutti. Mi ha attaccato il PD, il compatto, insieme all'UDC, perché hanno detto che invece Caldoro stava presentando un grande piano dei rifiuti. Poi io già avevo capito come andavano le cose, perché durante le trattative per la risoluzione con i vari gruppi politici, i verdi erano d'accordo, i comunisti erano d'accordo, i socialisti e democratici erano d'accordo, ma la collega socialista e democratica trattava semplicemente un accordo proprio interno. E ha detto, vedete che capiscono il problema interno? Qual è il problema interno del gruppo socialista? Il Partito Democratico, che diceva che non bisognava votare, perché bloccare i soldi significava andare contro gli interessi dei cittadini. C'è l'intervento dei colleghi del PD che sostengono che i soldi si dovevano sbloccare perché la Giunta Caldoro aveva fatto dei passi avanti sul ciclo dei rifiuti. Allora scusate, in campagna hanno capito tutti quanti che è trasversale la cosa. Hanno montato una polemica dicendo che in Europa si volevano bloccare i fondi, quindi andando contro gli interessi dei cittadini. È esattamente il contrario. I soldi arrivano nel momento in cui tu non realizzi più gli inceneritori, non realizzi più le discariche nel parco nazionale, ma fai un piano di rifiuti completamente diverso. Quindi vedete gli interessi come sono assolutamente trasversali.